Nuovamente l'appuntamento classico del sabato mattina qui al campo Palazzoli per quanto riguarda la rifinitura della partita del giorno dopo. Tanto buongiorno Vitaliano Bonuccelli. Ciao. Tanto sabato scorso ci vedemmo qui e si parlava di alcuni secondi tempi, che c'era qualcosa che non quadrava e toccava naturalmente non alla società, dall'ufficio, toccava a te e ai tuoi collaboratori per trovare cos'era veramente che mancava sui campi esterni, oltre che poi mancare anche una vittoria esterna che tutti i tifosi, io compreso, l'aspettiamo. Poi invece si doveva giocare con la San Giovannese, sulla carta si disse non prendiamola con le molle perché nulla è facile. E invece è stata una delle peggiori partite, se non la peggiore in senso assoluto, ma io non voglio ritornarci perché avete parlato giustamente te e la società in modo giustissimo e pertanto non voglio ritornarci. Poi si aspettava la partita in Coppa, lì la prestazione effettivamente è cessata perché quando una squadra colpisce quattro pali e crea una decina di palle gol, però mancata cosa? Disattenzione, due tiri loro, due occasioni, tre gol. Cos'è mancato, Vitaliano, giovedì sera? Ma allora, parte la domenica. Domenica è stata una brutta partita, lo sappiamo tutti. I ragazzi, però, mercoledì credo chiunque abbia giocato ha dato un segnale importante perché siamo ritornati a giocare come volevamo, andare in avanti. Abbiamo creato tantissimo, non siamo riusciti a finalizzare. Questo è quello che è mancato perché, ragazzi, non si deve imputare niente. Mercoledì credo che se si riparte dalla prestazione dobbiamo essere soddisfatti. Chiaramente dispiace perché. Giovedì sera. Giovedì, sì, dispiace perché non volevamo. Non è che abbiamo fatto apposta andare fuori dalla Coppa, però purtroppo è stata una giornata, credo, diversa da San Giovanni. San Giovanni è stata una prestazione brutta, incolore, dove siamo stati passivi, invece giovedì siamo stati veramente bravi. Abbiamo concesso un cross, un passaggio filtrante, un tiro dal limite, un rigore. Da non Insomma, raccontare per chi no, non l'ha vabbè, ma vista. però è giusto che quando non si vince ci siano critiche, ci siano cose. Chiaramente noi dobbiamo analizzare cose differenti da quello che è il puro risultato. Quindi abbiamo lavorato, io credo che i ragazzi anche oggi siano andati benissimo. Abbiamo sempre, chiaramente la vittoria ci manca la vittoria esterna, dobbiamo cercare assolutamente con i denti di raggiungerla in tutti i modi, però credo che la prestazione di giovedì ci debba aiutare anche sotto il profilo mentale, perché nonostante la sconfitta credo che siamo stati bravi. Al termine della partita, un gesto che veramente mi rincuora, perché per me il calcio è anche quello, anzi dovrebbe essere quello, l'iniziativa che ha preso la società, offrendo anche la cena alla squadra avversaria che è venuta qui, guardava lo stadio, era impaurita, parecchi 2000, classe 2000, 2001, 2002, oltre fuori quota normale. E che segno è questo italiano, oltre che una bella iniziativa? Io queste sono cose che riguardano la società è presente in questo senso, noi dobbiamo pensare a fare quello che dobbiamo. Abbiamo detto, siccome nel calcio purtroppo ed è fatto così, dal venerdì al lunedì si cambia da un percentuale da 0 a 100, quindi io non è che questi due risultati che sono andati storti mi tolgono il sorriso o mi tolgono la fiducia nei ragazzi. Io ho sempre grandissima fiducia, come ho analizzato le partite, sempre analizzato credo in maniera, forse sbaglio, in maniera come posso parlare con i ragazzi, parlo in sala stampa e questo forse è un errore perché bisogna essere più bravi nella comunicazione, bisogna sempre dire che quando si vince col Cenaia 3-0 è andato tutto bene, invece io non sono così, non mi piace, magari dovrò migliorare, però ecco, le mie analisi saranno sempre nei limiti del possibile, finché ci sarò io saranno sempre obiettive e quello che dico ai ragazzi lo dico in sala stampa, se poi qualcuno non è contento, ok. Non so che dire, io sono così e credo, sono contento di essere così, i ragazzi lo sanno, quindi noi analizziamo vittorie e sconfitte nello stesso modo, chiaramente quando vinciamo siamo tutti più sereni, ma anche in questi due risultati che non sono andati bene, non è che mi tolgo la fiducia nei ragazzi con quello che è, siamo abituati, il calcio è questo e andiamo avanti con grande tranquillità. Io, Vitaliano, ti conosco da una trentina d'anni più o meno. Sì, che so chi sei anche quando eri giocatore, non ti esaltavi anche se facevi del male a tante difese, però sei questo e non si può non apprezzare una persona come te anche quando non vengono i risultati. Chi non apprezza queste cose qui non so cosa possa pretendere. Scusate,
parliamo un po' di cose reali, sì, fresche. L'infermeria a che punto siamo? Tutta vuota o c'è solo Morelli? Sì, c'è solo Morelli. Siamo, sì, vabbè, c'è Barontini, generali che hanno qualche pulmino che durerà un po' più a lungo, però rientra Sabelli, che verrà sicuramente, potrà giocare una spezione di partita. Picchi ha giocato 90 minuti e è a disposizione, nonostante che ieri non si è allenato perché magari aveva qualche piccolo fastidio dovuto all'inattività. Tutti siamo a posto, cerchiamo di andare a fillino una partita difficile, una squadra che ha fatto 5 clean sheet, quindi prende pochissimi gol, una squadra da prendere con le molle come è stata la San Giovannese, come saranno tutte le partite di qui alla fine. Speriamo di vincere come piace a noi, magari creando come è stato mercoledì. Chiaramente ora ci contenteremo anche di una vittoria di quelle tirata fuori con i denti, magari con un'occasione. Non importa come. Con un'occasione e un gol, però anche se succede così, saremmo molto più contenti, ma analizzeremo la partita sempre con la solita obiettività, perché secondo me per migliorare bisogna far così. Grazie Vitaliano Boluncelli, ringrazio anche il mio operatore Pietro Bertocci e saluto e do buongiorno anche al preparatore atletico che ti segue come un'ombra e cerca di carpirti tutti i segreti. Sì, ma deve fare correre, sono io che devo capire da lui, non lui da me. Allora quando si vede che la squadra è sulle gambe bisogna parlare con lui. È mia, però lui sa fare il suo lavoro. Ciao, grazie, in bocca al lupo per domani, ciao ciao.